Allora, Roberta Orru, ti è piaciuto questo brano, Angelo? Forte, possente, una tantissimo, voce. Bello, una bellissima voce, veramente bella. Ecco, una bellissima voce, ma anche il video è molto bello del suo ultimo lavoro, Salto nel vuoto, e abbiamo con noi, amici di Radio Puglia, Roberta Orru. Ciao, buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia. Angelo, hai folgorato il mio Angelo, dategli due schiaffi. Una voce incredibile, stupenda, veramente, non so che, cioè, sono rimasto proprio... Grazie. Ecco, allora, anche Roberto... nel parlare o solo nel cantato? No, ma di fatto ho sentito la voce durante la canzone, no? Poi mi aspettavo, di solito sai, sì, durante la canzone, mentre uno canta una voce, certo, poi mentre... Invece no, è una voce è possente così anche nel parlare. Così. Vabbè, ma lei è un bene, peperino, è un peperino. abbastanza. Sì, si vede anche... A me piace molto del video quando stai facendo palestra. Ecco, perché vedo, vedo i bicipiti, i tricipiti, sì, 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 sì. Ho fatto proprio un allenamento drastico, cioè sono rimasta una settimana con i dolori, però solo per quella volta, cioè no, io si vede sì, che... no, io mi sono, no, sì, mi sono allenata per il video più che altro, io sì faccio palestra, faccio altre cose, perché però si vede kickboxing mai fatta proprio, no, mia. quella no, anche perché dà dei pugni, dei calci, ecco, sì, sì, certo, è molto arrabbiata nel brano. Senti, ma questo brano sì, come è nato? Cioè, come l'hai scritto? Eri sul letto, sdraiata, dopo che hai bevuto un po' di Cannonau, e poi parliamo anche di questo. Cioè, come nasce questo brano? No, allora, diciamo che questo brano non l'ho scritto io, l'ha scritto un autore di Roma, si chiama Gianluca Falcone, ed è nato dalla mia storia, nel senso che io comunque l'ho raccontato il mio percorso artistico, e lui ha scritto effettivamente quello che mi era successo. Quindi comunque tanti provini, la mancanza di fiducia per i no presi, le porte chiuse in faccia, che poi è la storia, a prescindere dall'artista in sé per sé, però è la storia che magari ognuno di noi ci si potrebbe medesimare, perché a prescindere dal canto chiunque ha preso le porte in faccia, ecco, te lo possiamo dire noi, e comunque è un mondo, quello della musica, dove ci sono molti cianfuteri, dove ci sono molti imbroglioni, sì, ecco, che ti promettono mari e monti e poi ti mandano invece, come ai dici laghi, tu ti danno le porte in faccia, comunque sì, purtroppo sì. Noi abbiamo visto che hai del talento e sicuramente farai breccia, perché una voce così, una musica così, e poi questa settimana sarà disco della settimana Radio Puglia, quindi l'ascolteranno anche nelle province, diciamo, delle nostre regioni. Però ecco, non è che ti presenti così come una sprovveduta, si vede che c'è un bagaglio, c'è una preparazione, c'hai... Ma io canto da quando avevo 4 anni, ecco, quindi diciamo che sono 30 anni che sono in balia delle onde, insomma. Sì. Oltre a questo brano, ho visto che hai fatto anche dei remake di brani di cantanti bravi, come ad esempio Lucio Battisti, è vero, no? Cioè hai un... Sì. Ecco, il tuo ultimo... Il video Senza te l'ho presentato in un festival internazionale a ottobre, dove su 22 nazioni rappresentavo l'Italia e sono arrivata a quarta, quindi insomma una grande soddisfazione. Senti, allora adesso, dopo questo brano, stai lavorando a un nuovo progetto, ce lo puoi dire? Oppure vuoi tenerlo ancora nascosto? Ma diciamo segreto? Che è un po' tutto top secret per ora. Però quest'estate, allora, farò la promozione di Salto nel vuoto in Italia e anche all'estero. E tra l'altro credo che farò delle serate in Calabria, in Puglia, in Basilicata, quindi verrò in zona vostra, insomma. Sì, sì. E quindi farò, insomma, la promozione di Salto nel vuoto, e nel mentre sto sentendo degli inediti per un altro progetto molto importante. Va bene, lei, come avete sentito, sembra romana, ma non è de Roma, anche se il video l'ha girato a Roma, è un po' una mia consanguigna, conterranea, perché io sono... Esatto. Agnello ne vuoi, sono di origine sarde, lo posso dire, viva la Sardegna. Già il cognome, non è che poteva essere la Sardegna, non poteva essere Torino. No, lascia stare che c'è un giocatore del Galatasaray che si chiama Arru. Quindi sembra un sardo, quindi potrebbe essere internazionale, dai. Eravamo lì, sì. Allora tu sei nata a Cagliari, vero? Cagliaritana. Io sì, sono nata a San Luri, in provincia di Cagliari. Una bidda, si dice una bidda, vero? Una bidda, esatto, vedi, già noi ci capiamo le lingue. Tu lo conosci il sardo, Angelo? È un
sono solo le parolacce. Sei tu. Angelo, guarda, se verrò a fare serata una sera ti farò qualche ripetizione, così sarai più preparato per la prossima volta. Grazie, allora, grazie. Vedi, un piccolo paese, un piccolo paese come può essere Carosino, quattro case e un mulino, in sardo si dice una bidda, cioè un... è vero, eh? Confermi? Sì, sì, verissimo, verissimo. Verissimo, sì, beh, sì. Quindi. Va bene, quindi Cagliaritana ama la Sardegna come tutti i sardi, sì, ama la Sardegna, c'è la porta, sì, del cuore, sì. Sicuramente ci avrà un tatuaggio pure, guarda, sulla Sardegna, sicuramente. Va bene. A breve. A breve. Senti, in Sardegna invece come hanno preso questo brano, la tua carriera, gli amici, tutti quelli diciamo che ti hanno visto crescere? Mi sono sempre molto vicini, qualunque cosa io faccia, perché comunque, ecco, ripeto, io canto da quando ero molto piccola, quindi il mio paese in particolare, poi insomma anche il resto della Sardegna mi seguono molto in quello che faccio, e a partire da quando ho duettato con Alexia su Rai 2, poi ecco è arrivato The Voice, quindi insomma ho avuto anche degli articoli sul giornale insomma sardi, quindi sono sempre molto presenti nella mia attività. E Salta nel Vuoto è piaciuto insomma un po' a tutti, quindi sono soddisfatta anche per questo. Va bene, Roberta, allora... mi sono ricordato una parola, il Cannonau. Il Cannonau è il vino. Cannonau è il vino, Angelo. Io quando sono andato ricordato, eh? Sì, perché sono andato in Sardegna subito. Angelo, Cannonau. Vabbè, poi quando si finisce di mangiare, poi ti danno una specie di amaro, ma non è amaro, che okay? Quello ti brucia. È un bel digestivo, si chiama filoferro. Torcibudella quello là. Senti, esatto. Tu cucini, vero? O ti piace? Sì, io sì, cucino, ma ho la cucina un po' particolare, nel senso che sono vegana, quindi non mangio carne, non mangio pesce, né latte né uova. Allora, quindi dacci una ricetta così, da preparare. Cosa stai preparando oggi per tutte le amiche che ci ascoltano, per quelli che non mangiano carne o derivati della carne, del latte, delle uova? Dai, una ricetta smart. Ma io adesso sto preparando la pasta con gli asparagi. Quindi, tra l'altro, asparagi sardi, cioè. Quindi una bontà. Bene. Beh, io sono un amante. Ieri sera mi sono fatto due mazzette di asparagi. Mi sono fatto una frittatina con gli asparagi e poi mi sono mangiato anche sì, gli asparagi. Io invece, siccome devo tenermi in linea per lo spettacolo, ho mangiato la foglia di insalata, il bruco. Sì, il problema è che tu ti mangi una montagna di foglie insalate. Va bene, lo diciamo a tutti. Allora, salutiamo Roberta Orru. Grazie, Roberta. Io ringrazio voi, tutti gli ascoltatori. Saluto anche Mary Fina, che so che mi sta sentendo. Quindi, un bacione enorme. E grazie mille a voi. E ti ricordiamo che questa settimana te lo facciamo come regalo, diciamo anche che non hai pagato niente, perché qui non è che si paga. Assolutamente no. Il tuo disco sarà disco della settimana a Radio Puglia. Grazie Roberta, in bocca grazie al lupo. Grazie a voi, ciao, un bacione, ciao, buona giornata. Ciao. Grazie. Salve. Mamma mia, è un peperino, vero? È un vero Angelo, un peperino di quelli forti. Poi si vede che c'ha la Sardegna nel sangue. Sì, sì.